Situazione in netto miglioramento con i prezzi. Questa mattina abbiamo il carburante a 2,10 euro, 2,15 euro, ecco. Però ancora dovrebbe scendere questo carburante. Sì, diciamo che la tendenza negli ultimi giorni è verso una discesa, diciamo, molto veloce, e questo sicuramente sta accontentando qualche consumatore, qualche utilizzatore, che iniziano appunto a vedere questi prezzi al ribasso e non può che ben sperare, diciamo. Però diciamo che questa situazione sta inasprendo ancora la situazione già complicatissima dei gestori. Oggi tantissimi gestori si trovano ad avere, diciamo, terminato le scorte di liquidità, perché questi aumenti di prezzi folli e ora questa diminuzione così repentina sta portando alla crisi di un settore che già per altre ragioni da 10 anni a questa parte era in profonda crisi. Ecco, qui siamo nella piana di Gioia Tauro. Alcuni tuoi colleghi hanno chiuso proprio il distributore di benzina, quindi posti di lavoro che si stanno oltre, posti di lavoro che si perdono. Esatto. Questa è l'ennesima stangata a questo settore che appunto per l'ennesima volta si ritrova ad essere martoriato da questi eventi. Difatti i gestori, appunto come dicevo prima, con una liquidità a terra e con le compagnie che non hanno nessuna intenzione di sedersi a un tavolo per vedere di trovare una situazione che possa un pochino stemperare questa questione, e i gestori si trovano senza liquidità e con i pochi centesimi al litro. Ecco, e pochi centesimi al litro, non siete voi quelli che aumentate, esatto, o guadagnate? Ecco. Assolutamente. Perché no. Il vostro guadagno è sempre quello. I prezzi sono imposti dalle compagnie, noi siamo tenuti a rispettare i prezzi imposti. Infatti a noi, ad un aumentare dei prezzi, a differenza di quello che si può pensare, quindi diciamo il cittadino comune può pensare che all'aumento dei prezzi il gestore ci guadagna su, la realtà è che noi continuiamo a guadagnare pro litro. Questo difatti a un aumentare dei prezzi diminuisce la quantità venduta e per noi è sempre meno. E abbiamo visto i tuoi colleghi chiudere proprio il distributore. Esattamente, perché temporaneamente non ordinano più prodotto in attesa di una, diciamo, una stabilizzazione dei prezzi che poi può portare ad un mercato normale. C'è anche un altro fattore che a telecamere spente ha detto: la gente non cammina più con la macchina purtroppo, e i incassi giornalieri vanno anche a diminuire. Esattamente sì, e la gente si muove sempre meno, chiaramente tira la cinghia e cerca di, insomma, di poter stare ai tempi. Se dura così il settore vostro, la situazione, ci sono dei fallimenti? Assolutamente sì, è inevitabile che si arriverà alla chiusura di diversi impianti. Questo comporterà la perdita di posti di lavoro, la perdita di presidi nei vari paesi, perché ricordiamoci che la stazione di carburante rimane sempre un baluardo di presenza nei vari comuni, se consideriamo anche comuni più piccoli, comuni a spromontani, ecco, e quindi è una situazione davvero insostenibile. Ecco, la politica in questo che ruolo doveva avere? La politica in una situazione di questo tipo dovrà prendersi carico di una categoria che per anni è stato in qualche modo un sostituto d'imposta. Noi ci troviamo ad incassare le accise e l'IVA per conto dello Stato, quindi siamo un importantissimo introito da questo punto di vista, ma come ormai negli ultimi anni la politica rimane sterile, sia la politica regionale che la politica nazionale, e difatti la situazione rimane in bilico come è sempre stato.